5-3. Questo qua. 5-3-1-8-6. 1-8-6. Vai, andiamo. Ah, andiamo a fargli il culo. Sì, no, io sto benissimo, Lelux. A voglia, io ho la grande. Fagli il culo. Allora, sei pronta a ricevere un bel pisellone? Beh, più o meno. Ne ho tanti nella valigetta segreta. E beh, uno in più, un micropene non ce l'hai, dai. Come il mio, no. No, qualcosina di piccolo ce l'ho anche. Per il culo agli inizi, magari, sai. Allora, Ah, perché dopo ci vai pesante. non mi stai facendo concentrare, però, eh? Dio. Io snappo Oh, perché sono sì, proprio tanto sicuro. è. Ma va, pammo. Però guarda un po' il culo che c'ho. Mi è Cioè? piaciuto questo inizio. Guarda lì, ho messo un Ant-Man a caso, sei. Snappa, snappa, dai. Così almeno vinco subito. No. Belle Minchia. le mie carte, Questa ci prende un pisellone. eh? Ma guardate, guarda. Ha fatto pure scadere il tempo, vabbè. No, no, sei te che hai Rombo. fatto scadere il tempo. No, io. Io? Sì. Non ho giocato? No. Ah, fa niente. Rimontiamo comunque. Ma perché è così veloce? Oh, ma è pazzo? Io? No, il tempo è velocissimo. Perché si vede che non hai fatto passa prima. Ai. Male, male. Quello va sempre giocato al centro. Beh, perché sono in panico, è troppo veloce il tempo qua. Boh, io lo vedo normale comunque. Ok. Facciamo sta cosa, vediamo. Ma va a cacare, Porca troia. Vabbè, pure la tua. va. Eh sì. No, ok, il tempo è normale. Allora. Sì, comunque, cioè, non mi sto concentrando a dovere, Perché? eh. A parte che c'è mia madre che ha appena urlato. Ah sì? Che sono? No, bastarda! Te pare? Però c'hai Angel, giustamente. All Sono coglione pure io. systems go. Ok. Ma. Dai, vabbè, ma sta partita non vale, cioè, dai. Ma che non vale, Zitta che hai vinto. Ho sbagliato. Porca troia. Ma hai sbagliato, Porca. Ho aspetta. sbagliato io, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho Io non sto sbagliato, ho sbagliato, ho guardando. sbagliato, ho sbagliato. Che coglione. No, vabbè. Avevo vinto. Io non sto guardando, quindi non so. No, non puoi capire che cazzo ho fatto, che coglione. Non ci credo. Speriamo che fai un errore madornale. Speriamo che sbagli, almeno te. È probabile che sbaglio. Molto probabile. Perché l'hai Fatti. giocato lì? In realtà volevo giocarlo No, in realtà avevi dall'altra perso. parte. Cioè, c'è una regola. Allora, io avevo due terzi dei campi, ok? Bastava che mettevo un Hulk a sinistra e vincevo a prescindere. Ah, l'ho fatto giusto. No, dovevo metterlo a sinistra, no a destra.
Perché se tu lo mettevi tipo al centro, vincevi te. Aspetta. Se ma te perché mettevi dava... al centro? Ah, è vero. Ma porca troia. Sì, vabbè. Ho capito adesso. Vabbè, terzo giorno che gioco, ragazzi, non è che... adesso basta. Ci concentriamo, basta. Cos'è sta merda? Uno schifo terribile, la roccia di merda. Vabbè, dai. È solo quella. Mamma. Allora. Ma che cazzo? Ma fammi ritirare, va, che è meglio. Perché? E c'ho le carte, e c'ho le carte di merda, c'ho. Sono le mie? No, le mie. No, c'ho delle carte di merda che ho pescato male, ho pescato. Sì, ma non si fa così. Allora no? Anch'io. No. Te lo giocavi fino all'ultimo. Ma guarda, questo qua è un torneo, è come se fossimo da torneo. Niente. Allora. Minchia, mi voglio spingere un sedere nel culo, Serena. Na madonna. Na madonna. Vai, vai. Copione. Ma porca miseria, Dio. Allora. Vabbè. Vabbè. Vabbè, Ce l'abbiamo doppia. Basta venire su Discord e condivide. Allora. Vabbè, me la voglio giocare così. Per ora. Due turni. Se mi capitasse la carta che dico io. Ok. Così almeno mi sposta Hulk, credo, di là. Dovrebbe spostare Hulk e Capitan America, se non erro. Ah sì? Aspetta, no,
Che carte di merda, comunque. Allora. Dai, Chiruccia, è come giocare con i bambini. È difficile. Cito, cito, cito. Dai, c'è te quando ne ti... Aspetta. È che non mi esce la carta che dico io. Come faccio? Allora. Però ragazzi, che cazzo ho fatto? Victory. Ah, vabbè. Dai, l'ultima che c'ho la chat e mi bullizza, poi piango. Scherzo, ragazzi, fate bene. Cioè, alla fine sono 3 giorni che gioco, eh. Non è che... Oh. Oh. Provate voi, dai, dai. Dai, dopo t'aiuto. L'ultima, se vuoi l'ultima. Qualche consiglio. Adesso... No. Basta. Adesso... No, no, sono fatto prima io, basta. C'è qualcuno che vuole sfida me? Ma cosa avete contro il mio mazzo? È bellissimo. Ma che stronzi. Allora. Ma in realtà non è male. Vediamo se... No, non ci ho capito un cazzo allora io sta cosa qua. Vedi? Ovvero? Mi mancano le basi. Va bene. Ti pareva a te? Ah! Io vedi che mi dimentico che c'è il mio mazzo, capito? So cogliona. dai, è normale, dai. Avengers! Assemble. Enchantress. Mi piace un sacco questa carta. Allora. A fa che? Non ho capito. Su Discord a fa che? I am Iron Man. Vediamo. E qua? Che cazzo puoi fare se io faccio sta cosa? Ah, ci piazzi quello qui. No, ho sbagliato. Torna indietro. Non lo so. Oppure. Non ho detto che vengo. Ah, sì.
Mo' arrivo. Fammi vincere sto game. Brava. Meno male, oh. Dai, adesso ridete di me, dai, dai, in chat, dai, gni 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 gni. Vabbè, allora, sono 3 giorni che gioco, quindi le meccaniche le sto capendo adesso. E non è così facile, ragazzi, perché devi guardare i tavoli, devi guardare le carte, devi guardare cosa fanno le carte. Però ti prendo proprio per questo sto cazzo di gioco, ragazzi, è incredibile. No, da prendere tipo, perché le partite durano poco. Tipo, le carte posizionate qui hanno meno forza 2, no? Che cazzo significa se io ti metto il Mr. Sinister? Dovrebbe rimanermi 2, no? O proprio me la annulla tutta? Bisogna capirli i tavoli. Ma tu pensi alla Madonna? Ho perso. Adesso si ritira. Tutto questo deck che o parti in curva e parti bello forte oppure perdi. Cioè, se non c'hai un turno 2, un turno 3, è tipo capita. Però non è male, vero? Dipende. Non è malaccio, dai. Cioè, è pensato. Ok. 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 Snap. Perché mi fa fare snap? Perché il massimo è 2, cioè stai a 2 di vita, 2 cubi. Quello. Ah. Non lo faccio snap. Questa è la prima volta che mi capita. Questo tavolo è la prima volta che mi capita. Ma? Interessante. Vabbè. Te l'ho detto, questa è pezza, Nando. Avengers! Assemble. Ma toglie 2 ad ogni carta posizionata lì. Io c'ho solo la chat, voglio precisare. DJ Fasto, però se si sdoppia. Vabbè, poi ne parliamo. Allora. Ok. Vediamo sta cosa. Ah, perché? Perché c'è il campo perché sono che cogliona. Leva... Sì, quello l'ha scoperta, leva. È vero, è alla scoperta, Electra. Vedi se non mi concentro. Ok. Qua a culo. Qua va a culo. Quando giochi con un deck contro che è mirror, lanci la monetina. E se c'hai pure dall'altra parte la persona che conosce bene la cosa, soprattutto qui è... Secondo me fa schifo senza offesa. Sto deck? Sì, ovvio. Cioè, però, Porella non c'ha le carte. Gioca Mr. Fantastic e Doctor Strange. Non c'ha le carte, Porella. Ha iniziato a giocare ieri. Che gli vai a dire? Enchantress. Niente, ho perso. Questo doveva andare al centro. Ho perso. Che ti sei ritirato? Escape. E mi è andata male, c'ho il campo barra senza nome, che cazzo gli combini? Comunque senza... raga, non ho tante carte io, eh. Cioè, Capitan America mi è uscito oggi. Poi io non shoppo, quindi... Ma tu l'hai visto su un tappet, eh?
Un deck su un tappet, come ho detto io. Sì, l'ho provato anche. E? Però poi ho voluto fare di testa mia. Ah, ok. Sto un po' sperimentando, C'hai capito? effetti continui e c'hai alla scoperta. Sto E c'hai sperimentando. Enchantress che leva gli effetti continui all'interno del deck. Sì, mi piace molto come carta. Mi Non piaceva me lo odio, se Iron non lo so. Man, a me piace. Figa proprio, bella. Poi le carte della Marvel, cioè io la Marvel adoro, mi piace troppo. Mi piace veramente tanto a me la Io Marvel. ho un amico patito della Marvel. Ah sì? E gioca a Marvel Snap, immagino. No, non gliel'ho chiesto, è il mio migliore amico, tra l'altro. Devo istruirlo su sta cosa. Ah. E ci ha tatuato il simbolo di Spider-Man sul braccio, il simbolo degli Avengers pure. È proprio pazzo lui per la Marvel, per tutto. Devo dirglielo. Avengers! Assemble. Pidawis. Ok. Sti cazzi, ragazzi, metto un 5. Avengers! Assemble. Ah, va mock. Dipende da quello che gioca adesso lei. Comunque questo ci fa vincere qua. Forse perché ci sta White Tiger dentro. C'ha la tigre bianca, c'ha che gli potrebbe andare a sinistra. Se fa tigre bianca e gli va a sinistra, io poi che cazzo faccio? Metà per caso. Ok. L'abbiamo pensata uguale, tipo. E qua è lanciare le monetine, cioè lanci la monetina e vedi se vinci, ok, se no perdi. Semplice. Cazzo. Dipende, se gioca a sinistra ok, se gioca a destra pure. A sinistra non ci può giocare, non ci può giocare a sinistra, vediamo un po' quello che fa. I am Iron Man. Non l'avevo la tigre. Non l'avevo la tigre. Ma anche la tigre è un 50 e 50, non è che è un 50%. Comunque GG. Brava. Vabbè, dai, piano piano, raga, cioè, terzo giorno. Adesso c'ho anche Fausto che mi sta istruendo. Sai, DJ Fausto è al livello 86, eh? Ah sì? Sì. Livello qui è Giocaci proprio qualche 86. giorno. Qualche volta giocaci. Deve Vabbè, essere dai, bravo, vediamo bravo. se c'è qualcuno che vuole giocare in chat. C'è qualcuno che vuole giocare in chat? Con me? Però gioco i deck miei. Sì, non il mio che fa cagare. Ok. Ma il tuo fammelo cancellare prima che mi confondo. Vedi un po' che porca troia, veramente. Vabbè, poi qualche consiglio, tanto me lo dà anche lui. Un Sì, ma no, ma consiglio, giochi ragazzi. bene, giochi bene, giochi bene. Per esempio, Devo. lì hai visto il campo, quello lì che spostava le carte. Cioè, avevi il Mr. Fantastic che buffava a destra e a sinistra. Io me lo sarei tenuto tipo per un turno in più, capito? Avrei Però giocato alcuni altro. campi ancora li devo capire, tipo quel meno 2.
Cioè, io ho giocato quello e poi. Perché? Se mi si sdoppia? Perché mi distrugge la carta. No, Quindi perché cioè anche. il campo dava meno 2. Quindi? Se è 4, perché me li annulla? Quello non No, l'ho non era capito. 4, era 2. Ah, qualsiasi carta da meno 2. Ok, ho capito, ho capito. Vedi, ci E sono ancora delle cose quindi che non. meno 2, quindi stava a 0. Lì dovevi buffarlo con qualcosa, dovevi metterci. Però anche se lo buffavi dopo era. Cioè, vabbè, comunque. Vedi tu. Comunque il Allora. tavolo del bar è la prima volta che mi capita. Guarda che sfiga di merda. Allora, chi è che vuoi? Dai. Il codice in chat mi serve se volete giocare con me. Ma ci sta Marvel Snap come categoria, sì. Aspetta. Mi serve il codice in chat se volete giocare con me, ragazzi, che mi mando la richiesta qua. Sì, Battaglia c'è. amichevole. Uniscite. Dai, gioca con DJ Fausto, che è 86 lui. Dai, Se vuole, però io devo fare pure dai. le queste, il problema è quello. Ha fatto la partita con lui, poi basta, dai. Tanto la pandina. Sì, lampandina. Lampandina è scarso, più di me. Voglia. Comunque No, sul poverino. gruppo mod io ancora non ho visto niente, devo un attimo vedere che è successo lì, ma mi pare. Matteo, ma dobbiamo parlare in live. Stai tranquillo, dai. Minchia. Io ci sono Minchia. domani e venerdì. Vedete Oh, guarda qua. Te lo mando su. No, voi. dopo devo leggere pure i messaggi tuoi lì. Ieri. Io sabato vado in Svizzera, però domenica ci sono perché dalla mia amica c'ho la connessione. C'ho Amica. wifi. È russa, si chiama Inna, è bellissima. La conosco da quando ha 16 anni, ne ha 24 adesso. È una sorellina per me. Però se la vedi, Matteo, proprio bella. Ma tutte, insomma. Ma io non riesco a vederla in un altro modo perché per me è una sorella. Però Ah. è veramente bella, bella, bella. Rossa. 53. Dopo lampadina, se vuoi giocare, gioco con te. Va bene. 53, 56, 63. Ok, vabbè, poi mi ha 53. mandato lo screen. Beh, buono, no? Buono, buono. Ah. Scusate ragazzi, sto guardando una cosa mia. Ma allora, no, si d'un tappet, no, non conviene. Non conviene. Porca Eva. Porca Eva, Chiruccio. È per quello te l'ho detto io. Vedi, si apre una porta, si apre un portone. Cioè si chiude. Allora, vediamo un po'. Dopo aver distruggi. Ma meglio se me. No, questo non è buono.
Fausto. Allora. Sì, per forza questa la play. Porco diavolo. Ma non è facile qua la situazione, eh? Qua la situazione non è bella. Che noi non ci abbiamo il settimo turno, porca troia. Wong. Wong per far cosa? Wakanda forever! Vabbè, oh, è matto. Che cazzo, ma come pensavi di vincere? Scusami. Dice Fausto. Hai capito. Come pensavi di vincere, bello mio? Cioè, hai messo Shang-Chi su un Destroy. Mo' posso capire se mettevi Shang-Chi su Canul. Ma su un Destroy, Shang-Chi... Arimzola. Vabbè, anche Arimzola, che... Cioè, su chi lo facevi? Live from the Daily Bugle. Chi è questo? È la mia amica russa. No, ma chi è quello che fa il video lì? È un fotografo che l'ha fermata in Giappone, a Tokyo, per fargli le foto. Non ci credo. Ma è guardala, guarda. Ma è, no, nel senso... È cosa... No, c'è un amico mio che si chiama Cosmin. Mm-hmm. Praticamente ha copiato... Praticamente palese questo format. No, sono tu, ce ne sono un sacco di format così che fermano le persone in giro per fare le foto e fotografi. Questo fotografo l'ha fermata in piena Tokyo e le ha fatto delle foto. Okay. Minchia. Ma bella non è. Ok, ho capito, ma devi mettere Black Panther, poi devi mettere anche quell'altro. E vabbè, poi diventa tipo un 8. No, non lo so quanto diventava, però vabbè, comunque sta di fatto che se tu me lo spaccavi, poi dopo c'avevo.
nulla che diventava bello grosso, quindi vincevo da una parte, vincevo su un campo e vincevo dall'altro. Aspetta, te lo distraggo io, Faust. No, no, tanto non me ne frega. Oh, snap! Oh, questa mi serviva. Wakanda forever! Mi serviva la prio. Vabbè, anche senza prio, sti cazzi. Take its place. Wakanda forever. Wakanda forever. Ma che cazzo ha fatto? La combo sua, ha fatto tutta la combo. Porca troia. Cazzo, la Rinzola che gli ha fatto doppio, l'ha spaccato doppio. Queste carte non... Ma... No, è così che funziona, è il deck suo. Cioè... GG, Fausto. Cazzo, la Rimzola funziona pure se non ci sta il coso. Cioè, nel senso, gli fa doppio anche se non ci sta Wong dentro. Che roba. Però se ci andava tipo... Non so, ho capito un cazzo. Meno io. Cioè, ci ho capito, ma... Vabbè, ti ho mandato anche una foto comunque, così vedi meglio. Le chiede questa? Sì. Ciao OnlyFans comunque. Madonna, ma gli piace il pisello? Sì, in realtà è pansessuale. Bisessuale? Però, pansessuale. Ovvero? Che si innamora della persona e non del sesso che ha in mezzo alle gambe. Cioè, di come sei interiormente, a prescindere. La pansessualità. Potrebbe innamorarsi anche di una mucca. Chi lo sa? Non lo sapevo, sta cosa. Anche Martina è pansessuale. È sta moda, non lo sapevo. Non lo so. È buono sapersi. È diventa pansessuale, ma te. No, secondo no, me. No, no. Secondo me. Un po' di pansessualità tu. Ma che pansessualità? No, semplicemente non sono animale. Un amico mio è un animale che porca troia, se lo vedi, veramente si scopre pure la Madonna. Pure la madre al momento si scoprirebbe. Vabbè.
Fregna sessuale. Hanno scritto fregna sessuale. Fregna sessuale. No, 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 veramente, qui sopra veramente è una cosa assurda. Ce ne stanno dei tipi matti in giro. Strani. Ah, voglio. Wind, aid my hand. Del destino che perdo. No, dai, è bravo, già ci sta. All hail Hydra. Vabbè, in realtà dipende anche da quello che ti capita, cioè alla fine l'ho capito anch'io com'è. Cioè qui è strategia, ma va anche a culo, insomma, un po' un okay. Misto. Però, comunque, a prescindere ho vinto. Visto. GG. Ha vinto un game perché gli è scappata fuori tutta quanta la combo precisa e perfetta. Vabbè, per uno, comunque ci sta, GG. Allora, c'è qualcuno però, che vuole giocare bravo. Con me? Qualcun altro vuole lampadina. Giocare con... lampadina. Lampadina vuole giocare con me? Dai. Poverino. No, 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 non sto scherzando. C'è un amico mio, ragazzi, che veramente talmente fissato con la figa che veramente mi ha detto, mi ha confessato che si scoperebbe pure la madre. Va bene, ninfomane. No, veramente, proprio... No, non so se è ninfomane o quello che è, proprio... Cioè, secondo me c'è proprio la dipendenza dal sesso proprio in maniera pesante. Ninfomane, si dice. Non lo so. La madre, la madre. Eh beh, sì, quello si chiama incesto, ragazzi. C'ha una voglia proprio irrefrenabile. Ma... io sto periodo mi frega un cazzo. E la Madonna, e che è? No, no. Ah, stai parlando di Inna, sì. No, ma no, ma che Madonna è? 50, allora, 50.000 views. Ah, pensavo Inna. La storia che ho fatto io su Instagram. No, no, la storia che ho fatto io su Instagram, 50.000 views. Ma che è stata ripostata tipo da... No, no, dai miei follower, altro che... No? Ah, quella con Babbo? Mm-hmm. Eh beh, se lo merita, dai. No, ma 50.000 account raggiunti? Che cazzo è? Mai fatto una cosa... Cioè, è stato proprio un record? Non l'hai postato? Ma è forse gente che... No, no, è impossibile. Vabbè, oh, scusami, tu quanti...
Mi sembra strano. 152.000, vabbè. Che di solito quanto fai? 5, 6.000, 8.000, 10.000. Se me va bene 10.000. Mm. Che roba. Codice stanza 58. Ma posso giocare quello che voglio, lampadina? 58 340. Posso giocare quello che voglio? Vai, Namo. Gioco un deck di merda che veramente, guarda. Lui ha il mio livello, è ferro. Ah sì? Ah, io snappo, dai. Dai, è come vince con i bambini, dai, mamma mia, però, mi dispiace. Troppo facile. Ciao Dark Peppe, come stai? Grande Dark Peppe. Dai, è come vince con i bambini, cazzo, veramente, mi dispiace, non è un insulto, eh. Ricordati che gli allievi possono anche superare i maestri, eh? Attenzione. Non è possibile. Tattà, queste due. Avengers! Assemble. Ok, dipende da quello che pesco. Eh no, Dio. Ma non ci credo mai nella vita, porca Eva. Ma che cazzo è sta sfiga de merda? Ma perché poi? No, aspetta, tu mi devi spiegare perché ha cambiato il campo. Perché l'ha cambiato il campo? Non mi è mai successo. Lampadina, c'hai le H? Non mi è mai successo, raga, giuro. Bonus card. No, dai. Ma è a troll sta cosa, dai, è puramente a troll. Io. Pure. No, non ci credo. Minchia, oh, proprio 24% di probabilità c'avevo di pescare tipo o Ela o Magneto o Jubilee. Che pesco? Blade. Fanculo. Eh vabbè, oh, anche se sniper, va bene, oh. Snap. Oh, buono. Va bene, dai, speriamo che questo vada meglio, dai, sto turno vada meglio, dai. Cazzo, la partita scorsa mi è andato tutto male, cazzo, tutto contro. Mi è andato il campo, tutto sbagliato era. No! Dai, porco Dio, ma non può essere! Ma dai, su, ma che è, uno scherzo? Ma una barzelletta, puttana madonna! Ma è una barzelletta, porco Dio! Ma dai, ma è una barzelletta! Allora, le cose sono due. O ha shoppato tutto il gioco, o non lo so.
Una barzelletta del cazzo, eh. La migliore, porco Dio. Ma è una barzelletta, dai. Ma che cazzo è sta sfiga di merda? No, non ci credo. No, dai. Ma che me cazzo mi stai a dire? Oh, ma te... Ma che sta a giocare bene, la madonna, sta a giocare bene. Che cazzo di culo di merda. Allora, a me ha detto che è livello ferro, poi... Basta, 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 non gioco più con nessuno, basta. C'ho le prove. Basta, basta, non gioco più con nessuno. Che sfiga di merda. Vabbè, lampadina, avevi ragione. GG. Guarda, è in mano, bello. Flexare, adesso la tirerà avanti per almeno 2 mesi, lampadina, sta cosa. Voi non avete capito quanto romper, cazzo. No, 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 non vale, non vale, non vale, non vale, non vale. Io ti consiglio di disattivare i TTS per lampadina, eh. Poi vedi tu. Lampadina, io, io te banno lampadina, te lo dico. No, dai, poverino. Allora. Male, 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 male. Ok. Io devo andare in bagno, però. Allora, abbiamo distrutto Infinauta, quindi già questo è buono, dai. Stiamo mettendo dentro niente. Gambit. Tanto adesso 25% va su Ela per forza, no? Ma sicuro, va su Ela. Che carte già questo? Costo 3. Costo 4, costo 3. Costo 3. Minions to me. Sfiga.
Ma tu pensa alla Madonna, una sfiga di merda, cazzo! 50%! Bastava che mi metteva una carta qua e una carta qua. Porca troia, che sfiga. Non ci si crede comunque, eh. Una sfiga della Madonna. Anche a fortuna, cioè non è solo... Ah, sto deck sì. Cioè solo Gugli penso che sia riuscito a vincere. Solo Gugli ci ha vinto. Sto deck è totalmente a culo. Ma con Gugli tu ci hai giocato, sì? Sì, ma pure lui ha perso qualche partita, eh. Vabbè. Niente, in chat... Allora, la Vica, io devo contattare la Vica. La conosci la Vica? L'ho già sentita. Eh sì che l'ho sentita, aspetta un attimo. Ciao la Vica, veramente. Mi soppiene. Grazie mille dell'host, di nuovo. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma veramente, grazie di cuore. Poi, se vuoi giocare con me, io, quando vuoi, io in qualche modo mi devo sdebitare. Cazzo c'ha questo Deadpool? Minchia. Ma che si chiama su Twitch la Vica col punto? No, come la Vica, la Vica. La Vica l'ho tutto a caso. Se mette dentro Ela invece dopo sono cazzi. Ludovica. Sì. Bella. Fa la cosplayer. Eh sì che fa la cosplayer, la Madonna. Non ti piace? No, mi piace. Cioè, nel senso... Poi anche cosplayer, quindi. Godo che sei googlato ad un campo. Lo stronzo. Non so, seguo col profilo cosplay. Ha fatto Yori di Spy Family. E ciò. Matteo, adesso vede il mio Gojo, si innamora questa, aspetta. Il tuo che? Il mio Gojo. È un anime. È roba di cosplayer. Non riesco a metterlo dentro. Anche detta così poi. Sì, infatti. Come cazzo l'hai detto poi? Allora, mettiamo mi piace a Choso. 27 lì non può mettere niente. Dior. Sì, la Vica. Mio Dio. Adesso le metto mi piace a tutti i cosplay. È stata gentilissima, veramente. Io proprio... Assurdo che... No, ma è veramente brava poi, è una brava ragazza. No, ma anche i cosplay, vabbè, a parte Choso che... Però dai, il trucco ci sta. Poteva farlo meglio. Ah, una bravissima ragazza comunque. Però con quel viso può fare tutto. Sì, cioè? Può fare tutto. È un bel viso, cazzo. E non solo. E la Madonna, cosa cazzo sto vedendo. Vabbè. Speriamo che veda il mio Sukuna. Io ti sto parlando in giapponese, tu non stai capendo niente, Matteo. Ma che cazzo ne so, che siete? Che mi vuoi fare un bocchino? Non ho capito. Non ho capito, scusami. Sono nomi di personaggi di anime giapponesi. Sukuna, Gojo, Geto. Ah, ok. Choso.
Suga me lo so. Suga. Che azione so io. Ryoiki Tenkai. Vuol dire espansione del dominio in giapponese. Ryoiki Tenkai. Quando tu vuoi dire se vuoi dire a una ragazza che gli vuoi aprire il buco del culo, le dici Ryoiki Tenkai. E lei Rione Kitenkai. Rione, sì, bro. È il mio main Gojo, ragazzi. Ho fatto un cosplay di Gojo della Madonna. Se non me lo vede Ludovica, magari si innamora, boh. Cosa? Non funziona? No. È stata anche in Giappone. Sì. È stata in Giappone. Beata lei. È stata pure a Luca. E mi ha visto prendere il cazzo. Oh, questa, questa foto è bellissima. C'ha un viso bellissimo qua. Minchia. Minions to me. Però non ha gli occhi chiari, aveva le lenti qui. Cambia totalmente con gli occhi chiari sta ragazza. Le cambia il viso. Porca troia. Sì, ma è piccolo, quanti anni ha? No. Che madonna, eh? Dai, qua è la Minions to me. Minchia Dio, come pensate vince questo? Super Ela pure lui? Sì, ma avece Ela. Non lo so se ce l'ha, eh. 7 ca. Ah no, nella mano ce l'ha. Ma scusa. Come fa? Ma questo scarta tutta la mano. Come cazzo fa? Ad avere 7 carte in mano. Ma la scartate tutte. Domani? Certo che sì. Goyo un dio comunque. Io vado, buonanotte. Buonanotte Dark Peppe. Ciao bellissimo, buonanotte. Gojo. Non Goyo. Goyo è un'altra cosa. Gojo. In Goyo. Sì. Gojo Satoru, come il tuo moderatore. Gojo Satoru si chiama. Come Satoru Dazai. Solo che Dazai è un altro personaggio. Dov'è Satoru? Ecco, S-Lu. Vedi? Satoru Dazai. Perfetto. Cazzo, ci stavo per perdere a sinistra, eh? Ci mancava poco così comunque. Ok. Tu hai la Discord. C'è anche la foto. Tu anche la foto di Gojo. Proprio cagafa. Quasi. Ma quella... Buonanotte, quella... Dark Peppe, a domani. Quella carta lì, Ela, cosa fa? Un macello, ho visto. Ela praticamente ti rimette in mano tutte le carte scartate, quindi c'hai... Cioè, tutte le porca carte miseria. Che... Sì, sì. Non uscirà mai a mai quella carta. Ma in realtà dovrebbe essere serie 3, se non erro, eh? Mo
molto lo vedo. Ok. Victory. Ma che cazzo vuole questo che mi sta a fare le mod? Fastidio quando ti fanno le mod così, madonna. Porca. Veramente, oh, veramente. Hai visto? Preso per culo proprio. Sì, sì, voglia. Ma sta carta qui, Black Swan, è buona. Quella che c'è adesso. Voglia. A me manca troppo Erson comunque. È buono sta Black Swan. Sarà che sono sarò tipo affezionato tutto quello che vuoi. E portalo. Non piace a nessuno. Ma non piaceva nemmeno prima. Vabbè, ma tipo nel weekend magari, boh. La notte dovresti pure farti un giro. Bisogna modernizzarsi. È vero, hai ragione. Anche portarsi i giochi qua, Marvel Snap, questi. Il costo delle carte non può essere aumentato mentre quello delle carte... Escaped. Ci vuole giochi come GTA RP, questi qua, capito? Che vai lì, fai ride, spari quattro cazzate, fai ride, capito? Ci vuole giochi così, oppure io che gioco, faccio tipo la cucina, che cucino, cucina, GTA RP, poi che ci vale? Ci va tipo, GTA RP, cucina. Le IRL? No, la IRL no, nemmeno, cioè ormai sono passate di moda. Beh, è vero, effettivamente. Dei just chatting con dei saluttini, queste cazzate qua. Come fa, vabbè, Greenbaud e il rosso e tutto. Però Matteo, tu devi fare quello che ti piace a te, sennò non... Va bene accontentare il pubblico, però insomma... Devi stare bene pure tu, sennò... O chi ti segue lo veda. Ho già capito solo. Non facciamo. Ah, prego. Epitus, ma non sono così brava io. Però. Se ti ho fatto capire qualcosa. Bene. Io ancora non ci ho capito un cazzo di sto gioco, pensa un po'. Ma quante carte ci sono? In tutto. Ah, break, un centinaio credo. Ci siamo arrivati credo un centinaio. Ma che sono fatto? Metto Vision così almeno me lo posso spostare dove cazzo voglio, no? Ah, bastardo. Noi che abbiamo scartato qua? Niente. La merda abbiamo scartato noi. Orto 816. E qua mi deve andare su Jubilee. Ah, ok. Victory. Avevo perso praticamente. E ho vinto. Avevo perso. Stavo a fare i conti, ma avevo perso. E comunque ho visto che ci sono le robe tipo conquista, terreno di prova. Sì, a voi. Ho fatto 385 medaglie io. Ma non so cosa serve. Lì ti prendi i gold praticamente, con quella cosa conquista lì praticamente, con le medaglie, ti prendi il gold, le carte anche. Le cose. Ma hai speso qualcosa, no? No, ho 385 medaglie.
Sì, infatti quella roba lì è buona. Però non mi fa più vedere le altre. Mi dà solo battaglia 01, 15 medaglie. Biglietto argento, perché? Sì, comunque è una bellissima ragazza la Vika, eh. Cioè. Mm-hmm. No, c'ha un bel viso. Non metto in dubbio. Ma è mai venuta lì da te, no? No, non ci verrà mai, non credo che ci viene. Di dov'è? Mm? Di dov'è? Di dov'è, ragazzi? Milano? Milano, credo. Ma ce la porto io, dai. Ce la porti tu? Se la incontra qualche fiera. Probabile. Oh, sono convincente io, Matteo. Non ti preoccupa. Come fa? Come lavora? Bene. Io non dico niente. Eccola, proprio quella che... Bello, mi sono googlato pure un campo. Come penso di vincere qua? Che cazzo è? Vabbè, io c'ho 500 lingotti, adesso li faccio fuori tutti. Aspetta. Come li fai fuori? Miglioro le carte, così sblocco le cose. No. Aspetta, sullo shop ogni tanto viene fuori tipo qualche offerta con i gold, quindi aspetta. Sì? Uh-huh. Ah, vediamo. Ah, sì. Hello, can you understand 100 me? Variante misteriosa premium. Cazzo. Cut off one head, two more shall take its place. Ma si possono comprare le carte, vabbè, sì. Ma che cazzo ha fatto la prima? Victory. Non ci ho capito un cazzo, perché ha fatto doppio? Perché l'ha distrutta due volte? Boh, non ci ho capito veramente una paralisi secca. Comunque sto deck non è buono. Ci vuole questo. Un bel destroy, così almeno metto dentro più carte possibili. Perché questo qua gioca tipo 3-4 carte a turno. Io invece lì devo, c'ho le quest che devo fare. Cioè, variante misteriosa premium. Variante alternativa per una carta che possiedi. Cazzo vuol dire? Ma che cazzo fa questo che gioca? Questo che vuole fa Killmonger, sì, Killmonger dopo. Killmonger. Dopo vuole fa Killmonger lui. Sicuro. E aprio c'era lui. Il problema è che lui fa il Killmonger.
Poi, se io glielo faccio a mia volta Killmonger, il problema è che ah no, fa Venom. Ok. Gioco tutto qua, magno tutto. Adesso lo fa lui Killmonger, credo. E se non lo fa... sti cazzi, cazzi suoi. Vabbè, noi ci abbiamo Knull. Vabbè, che cazzo può fare lui al centro, a sinistra? Tutto. Potrebbe fare Knull più drop da uno. Tutto fa. Però se non c'è Knull nel mazzo, si attacca al cazzo. Victory. È comunque un deck un po' strano, mi pare. Ma sei ritirato? È una versione strana, mi pare. Dove hai capito lì? Ok. Abbiamo quasi fatto. Sonno? No, no. Solo qualche sbadiglio. Cioè, non è sonno, perché altro mi sento un po' vattato. Oggi ho fatto parecchio lavoro. Cioè, oggi veramente sono lavorato e mi sono fatto un bucio di culo su YouTube che non finisce più. Beh, questa non è male. Drop da uno. Non è male. Così è gratis. A me onestamente che cazzo me ne frega se mi fa quello che gli pare. Enough said, bub. Allora,
Noi qua ci abbiamo la prio. Lui ammazzerà sicuramente qui. Noi qua ci abbiamo un... uno di questo, uno di questo. Come vince lui? Anzi, la metto qua a destra. Oh, snap! Secondo me non può vincere, impossibile. Non vince. Ma alla fine farei best of su YouTube, eh? Sì, sì, Angelo, sì, sto lavorando anche per quello. Solo che bisogna un attimo vedere bene le cose. Cioè, sto iniziando piano piano, un passo alla volta. Victory. 26 più 16 più 12. Lui invece c'aveva 31 più 6 più 12. Easy. Buoni. Carte di costo 3, carte di costo 5. Ah, vabbè, ma questa c'ho tempo per farla, non è che... ah, voglia. Hercules, che merda. Che merda Hercules. A me mi serve assolutamente il drop quello lì da 3, da 4. Cioè, come si chiama? Blob. Blob, blob. Blob, sempre. Vediamo un po'. Buonanotte, Angelo! 31 botte. 31 bombe, questo mi piace. 51 crediti. Questo mi piace. 150, questo pure mi piace. Questo mi piace. Questo mi piace. E questo è buono. Questo è altrettanto buono. Buono. Perfetto. Ma quante cose che ti sblocchi tu. Io sto accendo 200. No, oggi mi è andata bene, cazzo. Ho trovato due carte nuove, porca Eva, che non c'avevo. Mi è andata proprio bene. Più recente. Mi è andata proprio bene. Oggi abbiamo trovato tante carte belle oggi. Vabbè, io ho trovato Capitan America. Qua tra queste, me manca. Importanti. Blob. Penso sia un must. E poi con blob c'ho tutto. Ma deve uscire sullo shop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una su 15. Una su 15, ragazzi, significa che una su 15. Una su 15 quant'è? Una su 15. Una probabilità su 15. 7%? Sei, 7%. Più o meno. E ti mancano solo quelle. Sì, solo queste. 6-7% lo devo trovare qui. Su queste qua, che ogni 8 ore... A proposito, se tu entri da telefono, c'è tipo delle missioni gratis. Sì, sì, ho visto. Io gioco sia dal telefono che dal PC. Il giorno sto dal telefono e... Sì, infatti sul telefono ti danno un sacco di robe. Ho visto. Che da PC non le do. Poi il consiglio mio è tipo le serie 3. L'importante è che c'è tutte le serie 3. Poi quando c'è le serie 3 stai a posto, una favola. E le serie 3 le prendi tipo con quelle casse queste qua, le trovi dentro queste casse qua, oppure con queste, con le chiavi queste qua. Tu c'hai le chiavi qui, poi prende queste 4 qua.
Tu ce l'hai le chiavi, sì? Mi sa di no, non ce l'ho. Vabbè, appena ce l'hai, qui prendi queste carte qui e qui ti dà, mi pare, una serie 4 o serie 5, che sarebbero le carte più forti. Saranno più su le chiavi, immagino, perché adesso mi dà solo carte, potenziamenti e oggi crediti. X23, che serve per il Destroy. Questa mi pare che è base, questa non mi ricordo. Questa pure è una bella carta, serie 5. E serie 5. Vabbè, comunque, se non ci shoppi niente è normale. Poi vabbè, ci stanno pure quegli account che tipo paghi 200-300 euro d'account e ti dà tutte le carte. Vabbè. Però dopo non è l'account tuo. Il problema è che se vuoi fare competitivo è un problema. Però mi fa piacere vabbè. Che te sta a prendere tanto. Sì, ma perché è un gioco di carte, quindi a me piacciono questi giochi così. Ma lo dici per leccarmi il culo oppure perché veramente... No, no, ti sto leccando il culo, Matteo. È chiaro, no? Da mesi. Oh, yeah.